Dai, dillo, su. Cos'è che devi dire? Boh. Pia. Buongiorno. E benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Oggi è venerdì 27 agosto, lì c'è la roba da stirare. E noi ci dobbiamo preparare. La sveglia perché poi oggi pomeriggio dove andiamo oggi pomeriggio Pia? No, andiamo dalla signora. Andiamo a vedere al cinema. Cosa andiamo a vedere? Cosa andiamo a vedere? Al cinema andiamo a vedere il film dei me contro te. Gli ho fatto una sorpresa, loro non la sapevano che le avrei portate. Gliel'abbiamo detto ieri sera a cena. Sono state, vabbè, parte Pia che come vedete non è che proprio si esalta. Però Giorgia, sì, Sabrina e Giada sono state super super felicissime. Quindi oggi verrete con noi al cinema a vedere il nuovo film dei Me contro te. Ora, volevo farvi vedere che su Amazon abbiamo preso questa stampante della Epson Expression Home XP2105. Abbiamo preso questa perché è wifi e quindi posso usarla per stampare anche direttamente dal telefono. Ne avevamo già una tempo fa, poi si è rotta e allora adesso l'abbiamo ripresa perché comunque con l'inizio della scuola e magari, se disgraziatamente dovesse capitare di nu nuovamente la DAD, almeno ho la stampante per poter stampare, ma anche per certi documenti, facendo l'assicurazione online, bisogna stampare il il contratto per firmarlo, oppure tipo adesso per andare al cinema oggi devo stampare i biglietti, oppure per anche il Green Pass per stamparlo in modo da tenerlo sempre dietro. Ecco, abbiamo deciso di fare questa, di fare questo investimento e di comprarlo e di comprarla. Adesso la vado ad aprire e cerco di capire come funziona e poi comunque la guardiamo assieme, vediamo un attimino com'è, se è di facile utilizzo, eccetera, eccetera, perché intanto devo stampare appunto i biglietti per oggi pomeriggio. Allora, ecco qui la stampante posizionata. Vabbè, basta schiacciare qui e si accende. Ci ho messo un po' per riuscire a attaccare il wifi, perché non avendo il computer non ho potuto attaccarla direttamente al wifi del Cube, ma era un wifi direct col mio telefono, quindi un casino, un'altra. Ehi, te l'ho detto, cadi. Che ho avuto qualche. Ah, scusa, Manuel, la musica. Dicevo che ho avuto qualche problema appunto per riattaccare il wifi. Pia sta bene, tutto ok. Si è spiaccicata sul pavimento, però sta bene. E, ho avuto qualche problema per il wifi per il fatto che adesso non abbiamo un computer funzionante. C'è il mio, ma va a manovella. Quindi, se appena torna il computer di Giorgia, attacchiamo bene al wifi e così almeno poi va. Perché così, vabbè, si può stampare anche così in realtà, non succede niente, però adesso poi vediamo un attimino come fare. Comunque funziona benissimo. Qui dietro a questo coso che viene su per i fogli, in modo che si appoggiano. Qui c'è questo qui per delimitare i fogli. Iniziamo già a spaccarla. E poi vabbè, qua dentro, vabbè, adesso ci sono questi fogli che sono quelli che sono usciti da lì per questa operazione che vi dicevo, però dentro è fatta così.
Aspettate che viene via. Ah, c'è anche i nostri Green Pass. C'è il Green Pass, quello di Manuel. E poi qui c'è il pezzettino per quando scendono i fogli. E basta. Devo dire un'ottima stampante. I pezzi delle cartucce si trovano anche compatibili. Sono top, nel senso che non sono troppo alti e quindi si può usare benissimo. Io ho già stampato il mio Green Pass, così almeno oggi me lo porto dietro e ce l'ho. E basta. Questa qui è la stampante, veramente molto carina. Non è facilissimo improntarla, nel senso che bisogna studiarci un attimo a leggere bene le istruzioni, però voglio dire è fattibile ed è utilissima perché il fatto che si possa stampare dal telefono è secondo me veramente la cosa migliore che avessero, che hanno potuto inventare. Sbaglio anche i verbi. Adesso vi lascerò in info box il link per andare proprio a questo modello che ho preso io su Amazon, così se per caso vi interessa la potete acquistare. E adesso Manuel sta pulendo i fagiolini, Gabriele ha messo sulle uova per fare le uova sode. Ora andiamo a pelare le patate, così prepariamo il pranzo e mangiamo. Ma siamo tante persone. Oh, Stai spezzando. mezzogiorno e 19. Sì, fra 2 ore dobbiamo andarci. Intanto di mangiare, Ci mettiamo un'ora. Per vestirci ci mettiamo 30 minuti. Sì, che cosa vi dovete mettere? Una camicia di 30 forza? 30 secondi. 10 minuti se va bene. Che cazzo dovete mettere lì? Lei sta mettendo lì dentro, io non so cosa sta facendo. Aiuto, non 30, buttare. 30, No, 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 no. 30. Guardami, ti faccio neanche vedere. Guarda. Guarda. Scusami, chi è che si veste in tre? Chi è che si veste in mezz'ora, scusa? E Uno che si questo? tocca anche. Anzi, uno che ha 57 vestiti non sa cosa mettersi. Giada è al finestrino. Allora, Giada seduta e allacciati la cintura. Pia è allacciata? Sì, l'ho allacciata io per Sabrina, fare. anche tu allacciati. Allora, ci vedete in macchina perché? Dove stiamo andando? Non Al lo so, cinema! Per vedere cosa? Il film è contro te! Quindi ci aggiorniamo dopo perché devo mettere. Sì, amore, c'è Micio, perché devo mettere il navigatore perché so dov'è il paese, Ma non però se lo non mi ricorda ricordo di bene. preciso dov'è Il il cinema. cinema, quindi devo mettere il navigatore, perciò ci aggiorniamo quando arriviamo là. Ciao! Siamo usciti adesso dal cinema e prima di partire, dite un po', vi è piaciuto il film? Sì, ma lo spoileriamo perché? No, non spoileriamo niente perché se qualcuno non deve ancora andare a vedere con i figli, con i nipoti, non vogliamo dirvi niente, anche se metà l'hanno già spoilerato lui e Sofì, però loro sono i diretti interessati, noi no. L'unica cosa che voglio dire ai genitori è preparatevi e basta. È bellissimo. È l'unica cosa che vi voglio dire. Comunque, vi è piaciuto? Molto bene. Adesso vi levo di nuovo perché dobbiamo mettere il navigatore più che altro per uscire da qui e tornare sulla strada normale. Poi sono capace a tornare anche da sola, però intanto devo riuscire a tornare sulla strada normale. Quindi noi ci vediamo, poi ci riaggiorniamo a casa così magari vi faccio vedere cosa preparo da cena. Ciao!
Allora, eccoci, è passata già l'ora di cena. Amore, adesso vengo un attimo. Vuole la bubu? Aspetta un minuto. No. Pia? Ma che capricciosina. Con queste bubu. Allora, non vi ho fatto vedere cosa ho preparato perché ho fatto solo un po' di riso in bianco perché oggi comunque abbiamo pasticciato là e anche i bambini che erano a casa hanno pasticciato e quindi abbiamo mangiato solamente un po' di riso in bianco. Adesso stavo bevendo, assaggiando il latte, quello che ho trovato nella degusta box. E devo dire che è buono. Speravo che sapesse un po' più di nocciola, ma in realtà si sente più l'avena. E quindi, sì, è buono, però, ecco, se si sentiva di più la nocciola ero più contenta, perché io adoro le nocciole, proprio, cioè, le adoro, le mangio, non mi freno, ecco, quando le ho. Ciao, ragazzi. Comunque, sono qui per salutarvi, per ringraziarvi. Se avete guardato questo video fino a qui e fatemi sapere se voi con i vostri figli, con i vostri nipoti siete andati a vedere il film Me contro te, oppure chi magari è più grande se e magari non è andato a vedere il film Me contro te, se quando i vostri figli erano piccoli andavate spesso al cinema o non so, a teatro, vabbè, ma non credo. Più al cinema, ecco, se ce li portavate così. Loro sono state Pia è stata bravissima, loro sono state bravissime, hanno guardato il film, ci è piaciuto come vi abbiamo detto e niente, siamo stati contenti, abbiamo passato un pomeriggio un po' diverso e poi diciamo che ho voluto fargli una sorpresa perché appunto domenica sarà poi il compleanno di Sabrina e quindi mi faceva appunto piacere farle una sorpresa e far perché le avevo detto che forse non riuscivamo ad andare a vedere il film che poi appena usciva in CD gliel'avrei preso e invece gli ho fatto una sorpresa e le ho portate a vederlo e niente, adesso vado a finire il mio latte, vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo lunedì perché domani che domenica non usciranno video e da lunedì faremo i video tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e poi il sabato la live. Invece il giorno che non c'è... Si torna a fare le live! Sì, il giorno che... la settimana che non c'è la live il sabato sera metterò il video anche sabato. La domenica invece la prendo di pausa se riesco per registrare i video che devo registrare. Che mi fa piacere comunque, però se non li registro non ne facciamo niente. Quindi niente, noi ci vediamo appunto. Scusate, i cani stavano facendo un gran casino. Cosa fate? Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!